Eccoci, eccoci qua, ben trovati al nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con l'economia perché è stato eletto proprio questa mattina, anzi poche un'ora fa circa, il nuovo presidente di Confindustria a Siracusa. Gli industriali hanno scelto infatti, lo vedete anche nelle immagini dietro di me, Francesco Siracusano, 62 anni, già direttore delle risorse umane, anche sistemi di ISAB. Lo abbiamo intervistato proprio nell'immediatezza della conclusione dei lavori. Ecco, Presidente, comincia una nuova avventura, in questo caso da Presidente di Confindustria, con quali obiettivi, con quali propositi? Allora, è una nuova avventura, sicuramente è una nuova esperienza, tenuto conto che è la prima volta che lo faccio, però diciamo è nel segno della continuità, tenuto conto che io opero nella zona industriale di Siracusa praticamente da 40 anni, ho compiuto 39 anni di lavoro proprio a giugno scorso. Quindi sinceramente io lo percepisco nel senso della continuità, non conosco diciamo, i meccanismi, chiamiamoli bonariamente burocratici del sistema, non conosco chiaramente certe regole del gioco, ma qui ci sono i collaboratori che me le spiegheranno e spero rapidamente di apprenderle, ma questa nuova avventura la vedo soprattutto nella logica del fare. Non voglio copiare le parole del Presidente Letta perché francamente rientra proprio nella mia cultura, quella di agire e parlare poco, anche nelle televisioni, e comunque cercare concretamente di realizzare certe cose. Gli obiettivi che adesso esporremo alla stampa sono stati diciamo, individuati in maniera che siano in qualche maniera raggiungibili, pochi e in funzione delle risorse che abbiamo a disposizione, perché la luna non la possiamo promettere a nessuno. E non possiamo neanche pensare di fare cose che altri, anche molto più qualificati, stanno cercando a livello di governo di fare. Siamo in una situazione molto complessa. E allora, questo è il nuovo presidente di Confindustria a Siracusa, quindi gli industriali, ma il lavoro incalza e soprattutto quando non c'è. E ci sono i problemi e quindi le proteste. Quella che abbiamo registrato questa mattina è ormai la solita, ex lavoratori Nova Musa che non trovano assolutamente sbocco occupazionale, e ce l'hanno con la regione, ce l'hanno col presidente Crocetta, sentiamoli. Insomma, incatenati gli lavoratori ex Nova Musa, ma tra le altre cose cancelli aperti stamattina proprio per protesta. Sì, perché il messaggio che noi vogliamo mandare, che questi lavoratori vogliono mandare alla regione siciliana, è quello che la disperazione e la rabbia non vanno in ferie. Oggi 2 agosto siamo qui a dare questo nostro ennesimo segnale di insofferenza nei confronti della regione siciliana e del presidente Crocetta, che ha bloccato l'aggiudicazione di questi bandi e ha lasciato fuori oltre 60 famiglie. La nostra protesta oggi è stata quella di distribuire provocatoriamente dei biglietti omaggio ai turisti, perché con questa nostra protesta non volevamo assolutamente danneggiare il turista e la nostra città, ma dare un segnale forte alla regione siciliana. Ci dispiace che da parte poi della dirigenza del parco archeologico invece siano stati intraprese altri atti che hanno creato anche altri problemi. Sì, infatti parliamo anche dell'apertura dei cancelli, ma in realtà ci sarebbe un danno in questo caso all'erario. Il danno all'erario lo sta causando Crocetta e l'assessore Sgarlata, perché sta privando i beni archeologici e museali della regione Sicilia dei servizi aggiuntivi che sono ormai a standard europeo necessari per accogliere il turista. A Siracusa, in Sicilia in particolare, ci limitiamo semplicemente a staccare il biglietto. Prima c'era un turista che chiedeva dove comprare un'audioguida, dove comprare qualcosa. Non c'è nulla di tutto questo a Siracusa. Questi lavoratori, se si sbloccassero le gare, sarebbero in condizione di dare questi servizi aggiuntivi e che tra l'altro non costerebbero nulla alla regione. La protesta non riguarda ovviamente solo Siracusa, ma anche altri siti archeologici in giro per la Sicilia. Vi siete riuniti qua, voi arrivate da Selinunte? Esattamente, sì, arriviamo da Selinunte e mettiamo in luce un grosso problema, perché la regione dimostra di non avere un piano per il turismo, un piano che in maniera omogenea potrebbe dare lavoro a tante persone e rilanciare questo settore che è assolutamente in crisi, soprattutto con queste ultime decisioni. E oltretutto non siamo solo noi a soffrire, anche il personale dei parchi soffre. Per esempio a Selinunte l'altro giorno sono stati rubati gli incassi al parco archeologico. È una situazione di degrado complessivo, totale. Non,
che va al di là di noi, ma soprattutto noi rappresentiamo la parte più debole della catena, perché siamo dei lavoratori che a un prezzo inferiore offriamo dei servizi che invece la regione offrirebbe a un prezzo superiore. A margine del servizio c'è da dire appunto che c'è stato qualche problema in comprensione soprattutto per la biglietteria per 3 ore, almeno per tutto il periodo della protesta. I turisti sono entrati gratis a vedere insomma tutto il parco della Neapolis. A proposito di parco della Neapolis, contestualmente è tornata la protesta dei venditori di souvenir di Casina Acuti, l'area di Casina Acuti, e sostanzialmente dicono che nel momento in cui è stata spostata la biglietteria i loro affari sono scesi drasticamente. Sentiamoli. Insomma, il problema di Nova Musa rimbalza anche per la biglietteria, quindi anche per i commercianti che sono insomma, nell'area di Casina Acuti, è così? Beh, non c'è ombra di dubbio, abbiamo sempre dato solidarietà ai lavoratori di Nova Musa sia in consiglio comunale che anche all'assemblea regionale, e continuiamo generalmente a sostenere il lavoro e i lavoratori. Non c'è dubbio che a questa protesta si uniscono anche i commercianti di Casina Acuti, che oltre a difendere il diritto al lavoro da oltre 8 mesi lottano e combattono contro una scellerata decisione della direzione del parco, che decide di trasferire la biglietteria unica da Casina Acuti a Via del Paradiso. Altre 15 famiglie, altri 15 lavoratori rischiano il posto di lavoro. Nei termini proprio numerici il vostro budget si è abbassato? Parecchio, circa del 70-80%, perché oltretutto tutti i singoli che vengono qua a visitare il parco non hanno interesse di entrare là nella Casina Acuti, data che la biglietteria è qua. Quindi al ritorno se ne vanno ognuno per conto. Invece per i pullman scendono davanti al cancello, entrano qua per fare il biglietto, al ritorno prendono l'autobus e se ne vanno. Praticamente siamo tagliati fuori dall'area, dal flusso commerciale. Sono problemi davvero seri, in questo caso sono 15 operatori. Andiamo al Palazzo d'Ormexio, dove questa mattina c'è stata l'intitolazione della sala riunione dei gruppi consiliari. Dovremmo anche vedere l'immagine di questa targa al quarto piano di Palazzo d'Ormexio, intitolata appunto a Giuseppe Musumeci, già presidente del Consiglio Comunale dall'agosto 2004 al gennaio 2006, scomparso prematuramente nel 2010. Alla cerimonia appunto è assistito anche il presidente uscente, presidente comunale del Consiglio Comunale uscente di Bandiera, i familiari di Musumeci e il sindaco Garozzo. Rimaniamo in tema di Consiglio Comunale, come sapete si insiederà mercoledì prossimo, mercoledì 7 agosto, e c'è già una nota da parte di tutti i consiglieri dell'opposizione, tanto per citarli: Milazzo, Sorbello, Rodante, Catera, Palestro, Princiotta, Vinci, Castagnino e Dalota, i quali è una sorta di lettera aperta al sindaco, al nuovo sindaco, perché possa riconoscere, dicono, alla compagine, quindi all'opposizione, i giusti ruoli istituzionali, quale innanzitutto la presidenza del Consiglio Comunale e quindi la presidenza di alcune delle commissioni consiliari. A queste cariche, dicono, possono essere chiamate le consigliere donne elette tra le file appunto dell'opposizione, sarebbe anche uno splendido segnale di freschezza, oppure i consiglieri già di maturata esperienza e capacità di gestione. Non si tratta di un problema di nomi, dice, o meglio dicono, si tratta di un problema di metodo e di riconoscimento dell'importanza e dell'ausilio di tutte le forze che siedono all'interno del Consiglio Comunale a contribuire al bene della città. Bene, con questa notizia chiudiamo la prima parte del telegiornale. State con noi, seconda parte, parleremo di sport, anche un salto a Lentini, dove c'è stato un consiglio comunale sull'acqua pubblica. Benvenuti, siamo in uno dei supermercati Gemma. Salute, bellezza e benessere li trovate all'interno del gruppo Gemma. È ora di mettere in risalto la tua bellezza. E noi ti aiutiamo. Trovi in offerta prodotti che si prendono cura del tuo benessere. E non solo ci prendiamo cura della tua salute, ma da noi troverai tanti prodotti di qualità a prezzi imbattibili. Cosa aspetti? Recati anche tu in uno dei punti vendita più vicino a te. Da Gemar fare shopping è sempre una bella esperienza.
Gruppo Gemma, sicurezza per la tua famiglia. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile. E guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. I chili di troppo si sono accumulati proprio sulle vostre curve più belle e vi rassegnate ad un'estate di calma piatta. Gli inestetismi della cellulite vi fanno optare per una spiaggia deserta in un giorno nuvoloso? Mandate in vacanza il vostro corpo da Overclass. Trattamenti personalizzati per la riduzione dei chili di troppo e gli inestetismi della cellulite. Ritroverete la forma perfetta e via il pareo! Con Overclass sarà una splendida estate! Centro dimagrimento Overclass a Siracusa in via Raffaello 26, telefono 0931 33 17 3. C'è un sentiero che porta dritti al cuore del gusto e del relax. Il sentiero, ristorante, pizzeria, discoteca. Un'oasi a pochi passi dalla città per una rilassante giornata all'aria aperta. Il sentiero, location suggestiva per i tuoi momenti importanti. Ampi spazi interni ed esterni per compleanni, eventi e cerimonie. Menù personalizzati tipici siciliani a base di carne e pesce fresco, preparati con gusto. Soggiorna al sentiero, con camere confortevoli, piscina e vasto giardino per momenti di quiete e tranquillità. Il sentiero, ristorante, pizzeria, discoteca, Contrada Carrancino 76-78, Belvedere, Siracusa. Per i tuoi momenti, in bocca il giusto sentiero. Per avere tutto sotto controllo, rivolgiti a Elga Secure System, specializzati in sicurezza e telefonia, controllo accessi e videosorveglianza, vendita ed installazione di antifurti, impianti di videosorveglianza, antincendio, impianti telefonici e reti dati, automatizzazione cancelli, casseforti. Elga Secure System lavora con aziende e privati. Inoltre, rilascia certificazioni in conformità di legge. Sede operativa in via Necropoli Grotticelle 26-C, telefono 0931 4417. 17-18. Elga Secure System. E vivi più sereno. Ultima frontiera dell'antifurto. Nebbia di sicurezza blocca i ladri in pochi secondi, riducendo drasticamente la visibilità. Bene, eccoci. Vediamo subito di l'inquadratura, eccola qua. Seconda parte del telegiornale. Dicevamo, la cronaca, un uomo è stato denunciato a Siracusa per reato di truffa. Si tratta di un 41enne, già noto alle forze dell'ordine, il quale avrebbe manomesso il contatore di un'attività commerciale riducendo i consumi elettrici del 69%. A Pachino, invece, sempre per quanto riguarda questo tipo di reato, o meglio stavolta di furto di energia elettrica, sono state denunciate 10 persone e sono stati i poliziotti del locale commissariato ad esercitare questo tipo di operazione. Insieme ai tecnici dell'Enel hanno effettuato mirati controlli in alcuni esercizi commerciali e in alcune abitazioni di Pachino, hanno denunciato appunto 10 persone. I controlli hanno consentito di accertare che tramite allacci abusivi alla rete elettrica le persone denunciate riuscivano a frodare la società erogatrice del servizio utilizzando dei potenti magneti. È stata anche constatata la pericolosità degli impianti irregolarmente allestiti e quindi si è proceduto all'immediata eliminazione degli allacci abusivi al distacco dell'energia elettrica. Ci trasferiamo a Lentini, dove ieri sera si è tenuto una seduta del Consiglio Comunale aperta al pubblico, non soltanto, al contributo anche di altre personalità, sull'acqua pubblica. Quindi un intervento in particolare da parte del presidente, ex presidente ormai della provincia regionale di Siracusa, Bono, che, come si ricorderà, è stato il presidente anche del lato idrico. Maria Cunzola, coordinatrice delle CLAP, Comitato Lentinesi Acqua Pubblica. Ecco, cosa è emerso da questo consiglio comunale, secondo lei? Ma utilizzando i termini adeguati, mi sembra un grandissimo buco nell'acqua. Come al solito, non si è deciso nulla. L'impegno che volevamo dall'amministrazione sembra soltanto a parole. Noi abbiamo chiesto alcune cose all'interno del Consiglio Comunale, ci siamo interessati ai cittadini, speriamo che alle richieste fatte al CLAP ci siano le risposte e che praticamente il sindaco finalmente prenda la decisione che fino adesso non sta volendo prendere. Stefano Battiato, consigliere comunale di Rinascita Leontina, è un consiglio comunale che si è protratto per oltre 4 ore, ma alla fine cosa è emerso?
È emerso, a mio giudizio, che il Consiglio Comunale, nella sua componente di maggioranza, ha palesato grosse contraddizioni che noi avevamo registrato già in precedenza, e cioè il fatto che di fronte all'atteggiamento non chiaro, non netto di questa amministrazione nell'ostacolare la permanenza nella città di una società illegalmente alla gestione della rete idrica comunale, questa maggioranza ha cominciato, come dire, ad avvertire anche quelle che erano le pressioni da parte del popolo, e quindi ha, come dire, abbiamo registrato gli scricchiolamenti di una maggioranza che questa sera si è palesemente spaccata su un emendamento presentato dal consigliere di maggioranza Zarbano, il quale è stato, come dire, osteggiato, votato in modo contrario da alcuni consiglieri della maggioranza stessa. Ecco, onorevole Buono, questa sera a Lentini per discutere il problema dell'acqua pubblica. Sì, acqua pubblica no, il Consiglio Comunale ancora deve decidere. Il Consiglio Comunale di Lentini, su iniziativa di alcuni consiglieri, si è opportunamente riunito per decidere cosa fare con gli impianti, se chiederli indietro o e come procedere. C'è una notizia di poche ore fa che arriva anche da Milano. La notizia di poche ore fa è che Saiotto aveva presentato un ricorso al Tribunale di Milano chiedendo che venisse annullata la delibera con cui il commissario straordinario chiedeva il pagamento dei canoni arretrati. Bisogna dire che Saiotto da 4 anni non paga il canone al lato idrico. Il Tribunale di Milano poche ore fa ha respinto quella richiesta ed è un fatto positivo, perché le argomentazioni apportate in quel contesto sono più o meno uguali a quelle presentate al TAR di Catania, che dovrà discutere il 25 settembre sulla conferma della risoluzione del contratto tra Ato Idrico e Saiotto, per vedere finalmente di dare un assetto pubblico alla gestione dell'acqua nel nostro territorio. Insomma, questa è un'acqua che non conosce confini in questo caso. Allora, parliamo invece di calcio. Lo Sport Club Siracusa continua la sua preparazione stasera alle 21.30 all'Arena Maniace. La presentazione della squadra e dell'intero staff. Intanto uno dei volti nuovi, Peluso, dice la sua a proposito della casacca azzurra. L'SC Siracusa prosegue il proprio ritiro di preparazione alla nuova stagione in quel di Palazzolo, presso lo Scrofani Sallustro, che ieri ha ospitato la prima sgambata in famiglia degli azzurri. Buoni spunti per il tecnico Orazio Pidatella, che è tornato oggi sul terreno di gioco. Riscaldamento ed esercitazioni tattiche al mattino, lavoro tecnico tattico e prove ripetute previste nel pomeriggio. Ai box soltanto Giuliano Baio per un risentimento muscolare all'adduttore. Al termine della seduta mattutina, Sebastiano Peluso si è detto orgoglioso di vestire la casacca azzurra. «È un sogno essere qui», ha detto. «Dopo una lunga trafila nel settore giovanile del Palazzolo e le prime esperienze in Serie D, mi ritrovo davanti un'occasione unica», ha detto il terzino classe 95. «Se penso all'impatto con lo stadio De Simone, mi vengono i brividi. Sarà emozionante». Grande corsa e determinazione per il ragazzo nato a Ragusa ma siracusano d'adozione. Mi ritaglierò il giusto spazio nella difesa azzurra con lavoro e sacrificio, ha aggiunto. Le mie ambizioni personali, fare più presenze possibili e vincere con questa maglia. Intanto, ecco quali sono i prezzi degli abbonamenti. Tribuna euro 150, gradinata euro 100, curva euro 50. A partire dalla settimana successiva sarà poi possibile sottoscrivere la tessera stagionale. C'è da aggiungere appunto che le poltrone VIP 250 euro. Intanto dal Dipartimento degli Affari Generali, Sport e Turismo giunge notizia del finanziamento di 3 interventi di riqualificazione su altrettante strutture sportive a Siracusa. E l'ammontare di circa 100.000 euro per ciascuno degli interventi da finanziare grazie a un apposito fondo per lo sviluppo della pratica sportiva previsto dal decreto ministeriale del 25 febbraio scorso. I progetti riguardano appunto riguardano innanzitutto il completamento e l'adeguamento funzionale, la messa a norma del centro di aggregazione giovanile di Via Lazio con la revisione di tutte le recinzioni
esterne in ferro e dei cancelli, il rifacimento del tappeto in erba sintetica, la sostituzione della membrana di copertura in PVC del pallone tensostatico della Cittadella dello Sport e poi l'ultimo è il campo sportivo Ivan Tuccitto di Cassibile, per il quale è previsto il ripristino strutturale della tribuna, il rifacimento dei servizi igienici e dell'impianto elettrico. E rimaniamo a Cassibile, perché ieri c'è stata la presentazione della società che affronta il campionato di promozione. Come sapete, la Real Nantes di fatto non esiste più, si è trasferita a Cassibile, si chiamerà Real Cassibile e diventa storico per il quartiere siracusano, che non ne aveva mai toccato questi livelli, cioè la promozione. Sentiamo meglio in questa serie di interviste. Tra le novità di quest'anno e la prossima stagione sportiva non c'è più la Real Nantes, perché si trasferisce pochi chilometri a Cassibile chiamandosi Real Cassibile. Ma logica e razionale questa scelta, perché ritengo che sicuramente questa comunità di Cassibile merita questa promozione, che è una categoria sicuramente importante, una categoria che porta sicuramente qualcosa di sociale all'interno del paese. Riconfermare la promozione al campo di Via Paghino, che purtroppo è in condizione dove addirittura nell'ultimo periodo non c'era neanche l'accesso al pubblico, riconfermarla a Siracusa era una cosa che già avevamo deciso di non fare. Questa situazione, questa sinergia con questi ragazzi, che sicuramente sono abbastanza volenterosi e voglia di far bene, con il presidente Paolo Romano, neoeletto, con cui avevamo da parecchio tempo deciso di voler trasferire questa realtà in questa comunità, diciamo che è arrivato il momento di farlo. Noi puntiamo con questa operazione ovviamente a rilanciare il grande calcio a Cassibile, perché noi pensiamo che intorno allo sport possa, come dire, riformarsi una socialità che da tempo manca nella nostra cittadina. L'impiantistica sportiva che sarà riqualificata con la costruzione del tensostatico e con le manutenzioni che anche la società si è impegnata a fare in primis per cercare di rendere fruibile il campo. Credo che intorno a questa struttura possono nascere e possono convivere tante realtà presenti sul territorio, per cercare di dare questo impulso in più al nostro paese. Il Cassibile non è mai stato in promozione, il Cassibile è arrivato fino alla prima categoria, anzi devo dire che proprio quest'anno è il 40° anniversario della prima storica squadra cassibilese, la S Cassibile. Io dedico questa mia nuova esperienza a tutte quelle persone che erano in quel gruppo, a tutti i presidenti che sono passati da 40 anni ad oggi, il presidente che mi viene in mente di più è il presidente Coffa e il presidente Balsamo, che sono cresciuto con loro facendo parte delle giovanili del Cassibile. Sì, è vero, un sogno. Si avvera un sogno. Sogno appunto che vedremo anche in campo per la promozione. Allora è tutto per quanto riguarda l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima.